La showgirl e conduttrice televisiva Laura Freddi sceglie la città di Napoli per il suo debutto nazionale a teatro. Sarà infatti la protagonista femminile della commedia scritta a quattro mani da Lello Marangio e Lucio Pirri, dal titolo Stressati ancora di più, in scena dal 16 al 18 gennaio nello storico Teatro San Carluccio. Laura interpreterà una sexy paziente affetta da sesso dipendenza e incontrerà uno strampalato dottore che a sua volta ha in cura diversi pazienti sui generis. Tutti personaggi interpretati da Massimo Carrino, Lucio Pirri e Enzo Catapano. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato tutti gli artisti nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamane nel foyer del Teatro San Carluccio di Napoli. Stressati ancora di più perché siamo tutti un po' stressati in questo mondo, ma noi particolarmente, perché adesso siamo alle prese con le prove di questo debutto teatrale. A me piace presentare questo spettacolo come lo spettacolo dei debutti, è il mio debutto nella scrittura, il mio debutto nella regia, ma è soprattutto il grande debutto di Laura Freddi che finalmente arriva in teatro dopo tanti anni, perché ha iniziato piccolina, non perché sia anziana, perché ha iniziato veramente che era... No, assolutamente no. E arriva finalmente in teatro e dopo le prime prove, per quello che può valere, insomma, il mio modestissimo parere, io credo che il teatro sia veramente l'habitat naturale per Laura Freddi. E diciamolo che la gente a Napoli sta comprando i biglietti perché ha letto le note di regia e sa qual è il personaggio interpretato da Laura Freddi. Prego. Allora, non nella realtà ovviamente, ma in scena io sarò una bella donna affetta da sesso dipendenza. Quindi cercherò di impegnarmi al massimo. Cercherà anche di curarsi, No, cercherò di curarmi, ma in realtà ci sono tanti colpi di scena in questa commedia comica, quindi in realtà sì, giocherò sul fatto che comunque ho questa ossessione nella mia vita, però ho anche uno scopo finale ben preciso. Non è proprio un fine ben preciso che poi si scoprirà, ma non posso svelarlo ovviamente adesso in questo momento. Noi siamo molto tesi, io ve lo dico sinceramente, io farò il personaggio di un ipocondrico, ma io ipocondrico realmente sono nella vita. Quindi allora, io stamattina a destra c'ho le Xanax e a sinistra c'ho i Sedatol. Per chi non lo sapesse sono due calmanti. Tra l'altro ci hai dato le indicazioni per arrivare qui dicendo ci sono tre farmacie sulla destra, quattro farmacie sulla sinistra. Ecco, io non so se riesco a arrivare allo spettacolo sano e salvo. Io me lo auguro. Io però ricordo anche che le interviste devono permettere i biglietti. Sì, ecco. Con questo entusiasmo invitiamo la gente a venire al nuovo teatro San Carluccio di Napoli a partire dal 16. È un bello spettacolo, stressati, già ci siamo stressati ancora di più. E quindi dico, scusate un po' la voce perché stiamo provando, ci stiamo divertendo nelle prove, perché poi nelle prove veramente con Lucio, con Massimo, con la bellissima Laura Freddi. E cosa dire, vi aspettiamo. No, ipocondriaco, riposo ansioso, e va bene così. Quindi venite a vedere lo spettacolo, che è molto 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 divertente.